Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon mercoledì a chi ci segue in diretta Twitter, buon mercoledì a chi ci segue in diretta Facebook e a chi ci seguirà più tardi in differita e soprattutto buon mercoledì a chi vorrà recarsi in edicola a prendere non solo la verità, come ogni giorno, ma come ogni settimana, speriamo anche Panorama che esce oggi. I temi di questa rassegna, sono essenzialmente quattro. Quattro sono i binari sui quali ci muoveremo. Il primo è naturalmente quello sanitario. Il governo non sembra davvero affrontare la situazione in modo coerente. Ogni giorno, ogni settimana, uno zigzag, una deviazione, uno slalom. Oggi sembra il giorno del Natale più chiuso rispetto a quanto si poteva immaginare nei giorni scorsi. È caos ed è caos anche sulla questione del piano pandemico. Dopo tutta la vicenda che ha riguardato Ranieri Guerra, c'era, non c'era questo piano? L'Italia si è trovata nuda nel momento dell'emergenza. Che cosa è accaduto? Una seconda questione che dobbiamo affrontare è quella di MPS collegata ad Unicredit. Oggi è La Verità il giornale da guardare, non solo per un commento molto politicamente centrato di Maurizio Belpietro, ma perché in due pagine che vanno guardate insieme, Camilla Conti e Claudio Antonelli fanno due scenari. Che succede se vince la politica? E quindi che strada prende, diciamo, quel matrimonio se vince la politica? E invece che cosa succede a Unicredit se vince il mercato? Bisognerà vedere queste cose. La verità valorizza molto tutto questo che è in prima pagina. Per altri giornali dovrete arrivare alle pagine 22, 23, alle pagine interne. C'è grande imbarazzo rispetto a questo matrimonio che viene spinto da molti, che ha portato Mustier chiaramente a lasciare prima di essere silurato. Insomma, è difficile trovare qualcuno che dica: ah, che bella idea, andiamo avanti. Qualcuno l'ha trovato Repubblica. Il terzo tema della giornata, ma è il primo per impatto politico, è la questione del MES. Ieri c'è stata un'altra svolta di Silvio Berlusconi. A un certo punto della giornata Matteo Salvini ha detto: ma qui poi se nel voto parlamentare sul MES, qualcuno si esprimerà a favore di una cosa così pericolosa per l'Italia, quel qualcuno non sarà più alleato con me. Questa è l'affermazione di Salvini. Poco dopo, qualcuno dice in conseguenza della presa di posizione di Salvini, qualcun altro dice indipendentemente da, Silvio Berlusconi ha detto: Forza Italia non sosterrà la riforma del MES e quindi tutta la parte bancaria, adducendo una differenza sostanziale tra la parte sanitaria a cui si era più volte dichiarato favorevole e quest'altra. Naturalmente panico di tutta quella parte del, diciamo, più centrale del centrodestra che nei giorni scorsi si era lanciata, i violini, Di Maio, lo statista, sì, il MES, l'intergruppo parlamentare sul MES, ve lo ricordate, Renato Brunetta, fiammeggiante, insomma oggi ci sarà da vedere questo. C'è anche da vedere il saggio Stefano Folli che dice: ogni giorno è un nuovo giorno e oggi è solo 2 dicembre, per arrivare al 9 manca ancora una settimana. E infine, ultimo tema è quello della inchiesta o della controinchiesta della campagna Trump sulle elezioni americane. Oggi attenzione a un pezzo che sta in prima sulla verità e che realisticamente è, come dire, farà riflettere e farà discutere qualcuno, un possibile ruolo anche di Roma e dell'Italia nella presunta manipolazione elettorale. Che è successo da parte di un official dell'ambasciata USA, che è successo da parte di una società italiana, che è successo da parte di alcune figure militari ai massimi livelli, scenari veramente preoccupanti. Allora, questo è il quadro. Andiamo a vedere le aperture. Quella della verità è una doppia apertura perché c'è titolo principale: Mascherine di Arcuri indagano i PM. Ve lo ricordate lo scoop della verità sulle consulenze, i 72 milioni? L'importazione dalla Cina, affidata dal commissario a un giornalista Rai in aspettativa, è costata la bellezza di 72 milioni di euro di commissione.
Il capo della Procura romana Prestipino vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo inchiesta importante e i pezzi di Giacomo Amadori e Fabio Amendolara vanno assolutamente visti. Il silenzio totale di troppi altri quotidiani su questa vicenda e anche in televisione è stata rilanciata meritoriamente la scorsa settimana solo dal programma di Nicola Porro e per il resto questa inchiesta della verità, diciamo, deve creare un po' di imbarazzo a qualcuno perché non si riesce a capire per quale ragione delle mascherine, le commissioni di mascherine siano state affidate a persone che fanno tutt'altro, uno che faceva il giornalista e l'addetto stampa in ambito politico, uno che aveva una società di difesa, commissioni così elevate, un prezzo unitario delle mascherine così elevato. Magari sarà tutto perfetto, però diciamo, forse è il caso di fare un poco di trasparenza. Ma diciamo la verità, una doppia apertura, perché poi c'è anche quello che vi preannunciavamo, gli appetiti del PD rischiano di farci perdere la seconda banca italiana. Il commento di Maurizio Belpietro e i due scenari opposti di Camilla Conti e Claudio Antonelli. Andiamo a vedere le altre aperture, il Corriere della Sera, Natale, tensione sui divieti, il Corriere tiene la linea sanitaria. Avete capito che per il fatto oggi non è una gran giornata perché il governo è nel panico. Berlusconi è tornato, diciamo, nella logica della sinistra, è tornato caimano, è tornato cattivo. Quindi che cosa fa il fatto? Voi che seguite questa rassegna lo sapete già, quando le cose buttano male ci si lancia sulla Lombardia, insomma, sui nemici classici. Infatti Bertolaso e Gallera, nessuno li vuole più. Due stelle cadenti, uno gira a titolo personale, l'altro viene scaricato pure da Forza Italia. Quindi, il problema sono Gallera e Bertolaso per il giornale di Travaglio, che a volte fa rabbia, a volte fa tenerezza. Anche il giornale che si era, diciamo, molto lanciato nella logica del dialogo a sinistra, ricorderete l'editoriale con la frusta di Sallusti nei confronti di Salvini, oggi, diciamo, torna all'attacco del governo, disastro tamponi. Ecco, insomma, il giornale ci dice che il governo è cattivo assai. Il Tempo sullo scandalo OMS Italia, la questione appunto di Ranieri Guerra, eccetera, hanno coperto i disastri di Conte. La Stampa, Natale blindato, ultima messa alle 20, forse diciamo. La Stampa riesce involata a bruciare anche il Corriere, diciamo, sulla linea più tremendista e chiusurista. E infine, eccola qua, Repubblica, Natale e Capodanno solo nel proprio comune. Allora, questo è il quadro. Partiamo dalla parte sanitaria. Oggi cerchiamo di spicciarla più velocemente, altrimenti rischia di mangiare tutta la rassegna. Con due segnalazioni molto importanti dalla verità, Maurizio Belpietro, che pone il tema di tutta la realtà della montagna e anche dell'ospitalità, degli albergatori, del settore ricettivo, dice: ma qui Conte rischia di dare il colpo di grazia ai paesi della montagna, mentre Francesco Borgonovo è sui vari giornali quello che a mio avviso fa l'analisi più centrata sulla questione Ranieri Guerra, OMS, il piano pandemico, c'era, non c'era, Speranza, che cosa ha fatto, ci sono state toppe a colore, sono proprio mancate le toppe, su tutto questo ragiona Borgonovo. In rapida carrellata, andiamo a vedere come la mettono gli altri quotidiani. Molto netto il Corriere della Sera sul tema delle chiusure, alberghi, ristoranti, anziani, nel governo lite sulle deroghe e poi nella pagina accanto tutto il consueto specchietto, le regole, gli orari. Diciamo, unica voce in controtendenza che viene sentita dal Corriere della Sera è quella come rappresentante delle regioni di Giovanni Toti, che dice, a me pare ragionevolmente, miope seminare terrore è un mese decisivo per l'economia. Anche il giornale descrive, diciamo così, la linea dura del governo. Il pezzo è a pagina 2 di Lodovica Bullian, molto completo, molto informato e molto negativa la realtà che è costretta a raccontare. Il nuovo decreto, sia la linea dura, messa di Natale anticipata alle 20, poche deroghe agli spostamenti fra regioni. Ma diciamo che questa speciale classifica del tremendismo la vince la Stampa, titolo d'apertura, Natale blindato, ultima messa alle 20,
Pagina 2, l'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia durerà un anno e mezzo, quindi dobbiamo arrivare neanche al 21, al 22. Poi, titolo, ci perdonerà l'autore del pezzo, che è molto bravo e scrupoloso, Federico Capurso, ma il titolo è surreale. DPCM, si tratta sui ricongiungimenti con figli e partner durante le feste. Ve lo diciamo già ieri quando uno titolava trattativa sui nonni, sembra una cosa fra, diciamo, un gruppo di banditi e la famiglia dei sequestrati, e in fondo, diciamo, a questo siamo. E poi la surreale pagina 3 della Stampa, Natale blindato con tutte le chiusure, per cui Stampa sembra fare il tifo, regioni chiuse dal 20, passano i residenti, niente sci, quarantena se si torna dall'estero, cenoni sconsigliati tra i non conviventi, messa di mezzanotte anticipata alle 8, coprifuoco alle 22 che durerà fino alla Befana. Così chiudiamo questa pagina sanitaria. Spostiamoci sul MES, sulla questione, diciamo, politica della giornata di ieri. Allora, si raccomanda in modo particolare la pagina che a questo dedica La Verità. Nella metà superiore della pagina Giuseppe Liturri fa non solo l'analisi della situazione, su cui, diciamo, è stata per distacco la firma che ha con più accuratezza e costanza e anticipo, diciamo, raccontato tutte le tappe di questa vicenda, ma fa anche cronaca politica della giornata. Berlusconi si sgancia dalla riforma del MES mentre i grillini continuano a litigare. Mentre nella metà inferiore della stessa pagina c'è un intervento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che annuncia il centrodestra sarà compatto contro una normativa disgraziata. Ma andiamo a vedere com'è effettivamente la situazione, di Forza Italia dopo la virata di ieri di Berlusconi. La consecutio della giornata ve l'abbiamo già raccontata. A un certo punto Matteo Salvini, in modo molto forte, ha detto chi vota col MES rompe l'alleanza, e poco dopo è arrivata la nota di Berlusconi. Naturalmente poi i retroscene e le interpretazioni per tutta la giornata di ieri sono state divergenti, se, diciamo, fosse un po' stock prop the rock oppure no. Andiamo a vedere come la mette Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Le ricostruzioni fioccano, accreditata è quella che Berlusconi e Salvini, che ha fatto pesare il suo appoggio all'emendamento Salva Mediaset e il sì allo scostamento di bilancio, avessero trattato nei giorni scorsi l'uscita, apprezzata e voluta anche da Giorgia Meloni. Ma le parole del Cavaliere hanno avuto comunque l'effetto di incendiare Forza Italia, o almeno buona parte del gruppo alla Camera, completamente disorientata dalla giravolta, dal cedimento al ricatto di Salvini che è la nostra morte. E qui si chiudono le virgolette di un anonimo esponente di Forza Italia. Per ore si sono infuocate le chat interne ai gruppi di Camera e in parte del Senato, proteste, allarmi, rischi di assemblee, ci saranno solo oggi, a caldo stoppate sia dalla Gelmini, che con Brunetta, Polverini e molti deputati non vuole sottostare alla linea sovranista degli alleati, e dalla Bernini, che invece, come il resto dei vertici, si allinea a Berlusconi. Il caos è totale, si parla anche di telefonate da varie cancellerie europee per convincere il leader a cambiare idee. Nella metà inferiore della pagina viene sentito un po' come, diciamo, rappresentante della linea ufficiale Antonio Tajani. Tajani è il dietrofront, noi succubi della Lega, no, votiamo per convinzione. E Tajani, sempre sentito da Paola Di Caro, diciamo, rivendica la linea che, diciamo, ieri Berlusconi stesso ha annunciato, cioè, ma noi eravamo favorevoli al MES sanitario, ma questa invece è un'altra cosa. E Tajani entra anche nel tecnico e ha peraltro ragione su questa specifica parte, quando evoca anche le maggioranze interne al fondo salva stati, evoca tutta una serie di pericoli. Diciamo che la situazione di Forza Italia sia molto balcanizzata lo raccontano un po' tutti i giornali. Andiamo a vedere Repubblica, Carmelo Lopapa, no di Berlusconi dopo il diktat di Salvini, ma in Forza Italia ora è rivolta, e stesso, diciamo, stesso Copione, e si dà conto a un certo punto. Andiamo a vedere la parte più
la parte più simpatica del racconto. Difficilmente troverà conferma la voce circolata con insistenza, ovvero che la vera arma usata da Salvini per riportare all'ovile l'alleato non è stata tanto la minaccia di rottura della coalizione, piuttosto quella di non sponsorizzare il suo nome quando si aprirà la corsa al Quirinale tra poco più di un anno, perché è quello, secondo lo Papa, il sogno inconfessabile ancora coltivato dall'anziano leader. Certo è che ieri, per tutto il giorno, i suoi hanno cercato invano di contattarlo. L'ex premier si è barricato nella residenza in Provenza della figlia Marina per una riunione d'affari e di famiglia delicatissima, raccontano. Con lui il solo Niccolò Ghedini e unica in contatto telefonico il braccio destro Licia Ronzulli, proprio i due senatori che, a sentire i deputati del fronte antisovranista, avrebbero convinto il capo ad assecondare Salvini, una contromossa per frenare il ritorno in auge del tessitore pro-governo Gianni Letta. A me pare che sia poi alla fine saggio, diciamo, quello che fa notare Stefano Folli nel suo commento, titolato Le montagne russe di Berlusconi. È probabile che Berlusconi riesca perfino a divertirsi quando scompagina le carte come ha fatto ieri. L'annuncio che Forza Italia non voterà a favore del MES in Parlamento è senza dubbio un piccolo colpo di scena, ma in fondo non deve stupire troppo. È nel carattere del personaggio, appena 26 anni e mezzo dopo la sua discesa in campo. Prima ha voluto il voto sullo scostamento di bilancio, convincendo il resto del centrodestra a mettersi controvoglio al seguito della maggioranza, e adesso cede a Salvini, rinunciando a tirare troppo la corda. E domani? Domani è un altro giorno. Questa mi pare l'osservazione più saggia. Peraltro, mi permetto di far osservare sulla linea, appunto, domani è un altro giorno e oggi è soltanto il 2 dicembre. Realisticamente il voto parlamentare sarà il 9, che nella nota Berlusconi non dice voteremo contro, dice Forza Italia non sosterrà. Quindi questo apre la strada al voto contrario o al voto di astensione. Vedete che la partita è ancora lunga, però ecco, diciamo, c'è chi soffre molto per questa vicenda. Il Foglio, in primo luogo, che pubblica un editoriale perché si MES, tutti i lati positivi. Insomma, oggi sono rimasti solo in due, il Foglio e Carlo Cottarelli sulla stampa, a dire: ma che meraviglia il MES, che bella cosa. Perfino, diciamo, in presenza di questa novità relativa al settore bancario che dividerebbe i paesi in buoni, quelli a debito basso, che potrebbero attingere al MES come a un salvadanaio, pure se le loro banche hanno in pancia titoli tossici, e invece quelli nella lavagna dei cattivi, quelli a debito alto, cioè noi, che ci ritroveremmo commissariati e magari perfino con una ipotesi di ristrutturazione del debito. Ma, diciamo, agli ultra favorevoli tutto questo sembra non fare né caldo né freddo. È preoccupata anche la cronaca politica del Foglio, Valerio Valentini, sconcerto MES. Si raccontano le prime reazioni dopo la nota di Salvini. Alle 11 di mattina, quando Salvini emana il suo diktat, un manipolo di senatori del PD mostra l'agenzia alla collega forzista Gabriella Giammanco e lei si mette a ridere. Ma figuratevi se il CAV si fa piegare la testa dal capo della Lega. Passa mezz'ora e Licia Ronzulli, ufficiale di collegamento tra Arcore e Via Bellerio, annuncia che Forza Italia non voterà la riforma del MES. E allora il renziano Giachetti chiede lumi sulla chat dell'Eurogruppo MES subito. Trasversale è nato proprio a sostegno dell'attivazione dei prestiti del fondo. Renato Brunetta liquida con uno sghignazzo la sortita della Ronzulli. Ma Licia parla a nome di Berlusconi o a nome di Salvini? La incalza Osvaldo Napoli. Un'ora dopo, la nota ufficiale del CAV fuga evidentemente ogni dubbio. Il Foglio è andato a sentire tutti, diciamo, i parlamentari di Forza Italia più sofferenti, quelli che nei giorni scorsi erano stati più eurolirici, antisalviniani. Insomma, diciamo, non sarà facilissimo il riposizionamento. Devono aver avuto, diciamo, un pomeriggio non semplicissimo dal punto di vista editoriale, anche quelli del giornale, che si erano, diciamo, molto spesi sulla linea antisalviniana e promessa, e oggi se la cavano con un pezzo di cronaca di Paolo Bracalini. Gli alleati esultano, stop al tentativo di spaccare il centrodestra. E poi, diciamo, un altro pezzo di Sabrina Cottone che cerca di fare quello che i giuristi americani chiamerebbero il distinguishing,
un'opera di distinzione. Berlusconi dice no alla riforma del MES, ma sui 37 miliardi sanitari resta favorevole. E poi c'è l'analisi di Adalberto Signore: la stagione del dialogo torna in freezer. Il dialogo sarebbe quello con il Partito Democratico. O, peraltro, diciamo, se la giornata complicata ce l'hanno avuta i centristi di centrodestra, che diciamo, la settimana scorsa avevano esagerato nell'altra direzione, diciamo, una spia del fatto che poi in Italia sia tutto un gran teatro viene dal fatto, perché perfino il fatto aveva un po' sospeso le ostilità anti-berlusconiane la settimana passata. C'era stata tutta questa ondata a sinistra, il CAV non era più Caimano, anzi, lo statista, Salvini e Meloni erano quelli cattivi. E cioè oggi, opla, Berlusconi ritorna cattivo, e due pagine sul Fatto, così concepite: oggettine e stragi, i conti aperti di B con i giudici. E quindi, diciamo, si ritorna, peraltro abbinando le oggettine e le stragi, quindi Travaglio ha tirato fuori l'artiglieria pesante. A sinistra è sempre così: ti trattano bene se, quando, fino a quando e per quanto pensano che tu possa eventualmente essere utile, altrimenti il cappio è sempre pronto. MPS. Allora, qui ci sono, diciamo, due giornali da guardare. Uno è, diciamolo pure criticamente, è Repubblica, che forse con un pochino di imbarazzo mette le cose alle pagine dell'economia. Bisogna arrivare a pagina 22 e 23, e Unicredit sta andando molto male in borsa dopo le dimissioni di Mustier, che il mercato ha chiaramente percepito A come una frenata alla distribuzione di dividendi che Mustier aveva promesso di irrobustire, e soprattutto come un andare in una direzione decisa dalla politica verso il matrimonio con MPS, che realisticamente gli azionisti di Unicredit non vedono bene. Come la mette Repubblica, sceglie l'attenuazione: Unicredit soffre in borsa, il CDA frena su MPS dicendo mai fusioni dannose. Mancherebbe che un CDA dicesse sì, siamo pronti a fusioni dannose, però poi Repubblica, diciamo, si impegna a dire che comunque la cosa con MPS è carina assai, e trova, ci vuole sempre un esperto che viene chiamato, in questo caso viene convocato alla bisogna Alberto Chiandetti, che è di Fidelity, e dice: con Siena sarebbe un'operazione di sistema. Chi segue un po' le cose dell'economia sa che questa locuzione, intervento di sistema, operazione di sistema, in genere viene utilizzata quando si tratta, diciamo, di somministrare al paziente, diciamo, una supposta, ecco, diciamo, comunque una medicina che ha delle sue scomodità. E invece si raccomanda molto La Verità. La Verità, che oggi, fatemelo dire, al di là del patriottismo di testata, rende veramente un servizio interessante ai suoi lettori, perché offre tre cose diverse. Allora, per un verso, uno scenario che è quello fatto da Camilla Conti. Una pagina, la pagina 12, ma è tutto annunciato in prima, in cui la Conti dice: ma che succede se poi vince la politica, se poi è Roma a comandare? MPS è l'alibi per assalire Unicredit, ma sullo sfondo c'è il gioco generali. Se il pallino del dopo Mustier non resterà in mano alla politica, dedita a sistemare il monte e i propri appetiti, si aprirà un nuovo riassetto. Cioè, chiedo scusa, Camilla Conti fa lo scenario, diciamo, di mercato, e dice: guardate, se non sarà la politica a decidere, tutto sarà ricondotto alla partita generale. E invece è Claudio Antonelli che fa lo scenario, diciamo, romano, lo scenario se sarà la politica a prevalere. E in quel caso dice: occhio alle mire di Parigi e Berlino. Parigi e Berlino pronte a spartirsi l'istituto. Se le mire dei democratici avranno il sopravvento sul mercato, invece di privatizzare MPS, si danneggerà Unicredit, con il rischio di renderla preda dei francesi o vittima di spezzatino fra le attività del nostro paese e quelle tedesche, a beneficio della Merkel. Quindi Camilla Conti, scenario, diciamo, più desiderabile, scenario di mercato; Claudio Antonelli, scenario più preoccupato e preoccupante, scenario di decisione politica. Su tutto il commento di Maurizio Belpietro: solo disastri quando la sinistra vuole le banche.
Belpietro ricorda le prese di posizione molto nette di Mustier per robusti esuberi nel suo gruppo e naturalmente i mal di pancia, i conflitti col sindacato che questo ha creato, ma dice Belpietro la questione degli esuberi, pur grave, è forse il tema che ha pesato meno nella scelta del passo indietro dell'amministratore delegato. Infatti credo che a costringere Mustier alle rese siano state soprattutto le pressioni per un'aggregazione che non soltanto non condivideva, ma che addirittura considerava nociva per la crescita stessa di Unicredit. La faccenda è nota e si riduce al matrimonio con MPS, che per la politica, in particolare per quella vicina al PD, sa da fare. Che la banca senese sia un buco senza fondo, già costata alle casse pubbliche, cioè agli italiani, fior di miliardi, poco importa. La sinistra, che voleva una banca e quando l'ha avuta l'ha portata sull'orlo del fallimento, vuole a ogni costo accasare il Monte dei Paschi. Per questo Piercarlo Padoan, da Legnano Doc, ex ministro dell'economia che nazionalizzò MPS ed ex senatore del PD nel collegio di Siena, è diventato presidente di Unicredit, che è un politico che ha avuto un ruolo determinante in ciò che è accaduto negli ultimi anni dentro il Monte. Diventi presidente di un istituto allo scopo di fonderlo con la banca che ha nazionalizzato, è cosa a cui si può assistere solo in Italia. Come solo da noi è possibile che un politico come Massimo D'Alema, che in passato è stato ritenuto il referente degli ex vertici MPS, abbia ancora una qualche influenza sul futuro di un istituto costato miliardi ai contribuenti. E così il ragionamento di Belpietro, che diceva quando la sinistra e in generale quando la politica vuole occuparsi di questioni bancarie ci sono soltanto disastri e motivi di preoccupazione per i contribuenti. Allora, siamo vicini alle segnalazioni conclusive. Intanto, ieri c'è stata la morte a 75 anni per un cancro che si era manifestato la primavera scorsa anche con un intervento alla testa di Arturo Diaconale, figura apprezzata da molti, ricordata e mi permetto di ricordare perché mi sembrano veramente molto, molto belli. I pezzi di Vittorio Macioce e Nicola Porro sul giornale. Di solito in questi casi, quando scompare una figura, i commemoranti tendono a commemorare se stessi, è tutto un gioco autoreferenziale. Invece, davvero, i pezzi di Macioce e Diaconale hanno un tocco umano sincero e rendono un'atmosfera e l'idea di un gentiluomo sul piano umano e professionale, il ricordo di Arturo Diaconale. E invece le questioni americane. E allora, la verità, ieri è stata l'unico giornale a riprendere in Italia una questione sulla quale, sia chiaro, l'onere della prova spetta ai denuncianti, spetta alla campagna Trump, ma c'è una pezza d'appoggio molto precisa, molto esplicita, le dichiarazioni del generale McInerney, che addirittura dice, guardate che c'è stato a Francoforte, in Germania, un raid per sequestrare dei server da una server farm della CIA e questo blitz è stato fatto da soldati delle forze speciali americane, addirittura conflitto a fuoco, morti, eccetera. E questa cosa, in questi termini, con doverosa completezza e con doverosa cautela, ieri l'ha raccontata soltanto la verità. Ieri sera un analista come Germano Dettori ha fatto notare su Twitter che, in modo veramente molto strano, il file audio dell'intervista di McInerney non viene permesso di condividerlo neanche sul piano privato su Messenger. Quindi, diciamo, veramente c'è un'area di censura abbastanza particolare. Oh, McInerney queste cose non è che le ha dette al telefono alla verità o a qualcun altro, le ha dette in una televisione. Telefonando a una televisione, il file, ci sono valanghe di siti che hanno riportato quell'intervista nella sua completezza, nella sua gravità. Se ora siamo a Twitter che censura un tweet e l'altro di Trump o precisa chiosa fa il contraddittorio, Facebook che tiene giù le cose che non gli piacciono, adesso arriva Messenger che non farebbe, secondo quanto racconta Dettori, condividere alcune cose, diciamo. Lo scenario è preoccupante. E oggi è conflitto di interesse perché è chi vi parla che firma il pezzo, ma voi dimenticate la firma e state sulla sostanza, è la verità, il giornale da guardare con un'altra notizia che, se sarà verificata, se sarà confermata, ha del clamoroso. Anche qui le fonti sono quelle della campagna Trump, il team legale di Trump, che afferma una serie di cose sensazionali.
non solo la tesi che la manipolazione elettorale ci sia stata, e questo diciamo il team Trump lo dice dall'inizio, non solo il fatto che siano stati utilizzati, sempre secondo il team Trump, dei meccanismi, dei software elettorali per determinare uno switch, uno spostamento di voti da un candidato all'altro. Non solo, eppure questo il team Trump lo dice da giorni, che diciamo questi strumenti possano essere stati manovrati anche da remoto, anche dall'estero, ma eccoci qui, ecco le notizie di oggi, anche Roma e l'Italia sarebbero state parte di questa vicenda. In che senso? Ci sarebbe di mezzo un official dell'ambasciata americana, e capite bene che se una notizia del genere sarà confermata, non resterà senza conseguenze. Uno dell'ambasciata americana che, secondo l'accusa del team Trump, opera per interferire con il processo elettorale del suo stesso paese e per manipolarlo. Due, il coinvolgimento di figure militari ai massimi livelli. Tre, il coinvolgimento anche di una società italiana operante nel settore della difesa. Allora, l'onere della prova spetta, come sempre, agli accusatori, quindi la verità riferisce le cose con doverosa completezza e doverosa cautela. Però voi capite bene che siamo davanti a una bomba che, in un senso o nell'altro, dà l'atmosfera di un clima tuttora rovente e di potente sfiducia, non solo fra rossi e blu, fra repubblicani e democratici, ma anche all'interno delle stesse articolazioni del potere americano, e questo naturalmente non può che destare attenzione e preoccupazione. Di tutto questo si parla sulla Verità, tutte ottime ragioni, quelle che vi abbiamo raccontato, quelle sulle questioni sanitarie, quelle sulle questioni MPS, quelle sul tema MES e anche queste questioni americane, per prendere oggi, oltre a Panorama, anche la Verità. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, sarà con me Claudio Antonelli, domani alle 7 rassegna Politicamente Scorrettissima con Francesco Galietti, come ogni giovedì. Buona giornata a tutti.